Arrivano tanti segnali dal match disputato al Muzzi, anzitutto che l'Orvietana non molla mai e nei minuti di recupero di una gara durissima porta a casa l'ennesima vittoria che vale il titolo d'inverno. Poi l'altro segnale è che la Nestor, malgrado la sconfitta, ha dimostrato di avere gioco e forza per tirarsi fuori dalla bassa classifica. Ciccone sceglie Di Patrizi in mediana come secondo sottoquota insieme a Lanzi e schiera Frola in porta. Lanzi fa per due Guinazzo Flavioni in linea arretrata. Proietti Di Patrizi davanti alla difesa, Bracaletti, Quazzaroni, Vigaroni a centrocampo e Sciacca in attacco. Per Caporali 4-2-3-1 con Baldoni tra i pali, Nofrini, Ciurnelli, Sant'Antonio, Nofri Onofri in difesa, Davide Sisani e D'Ambrosio tra le linee, Mattia Sisani, Giabecucci e Covarelli dietro a Fastellini. Parte aggressiva la Nestor che prova ad imporre un ritmo alto in avvio, risponde l'Orvietana con veloci ripartenze che chiamano la linea arretrata ospite alla massima attenzione. All'undicesimo sono proprio i padroni di casa a sfiorare per primi il gol quando Sciacca suggerisce di testa per Vicaroni che entra in area ma angola troppo il suo diagonale. Poco dopo risponde la Nestor a metà primo tempo con una punizione battuta in fretta che sorprende l'Orvietana. La palla arriva a Giabecucci che crossa dal fondo ma sbroglia sul secondo palo la difesa di casa. Ancora Nestor al 32esimo, il momento migliore degli ospiti con Mattia Sisani che trova in area D'Ambrosio sulla cui conclusione è pronto Frola e sventa il pericolo. Occasione dunque per gli ospiti alla mezz'ora. Si rivede l'Orvietana al 41esimo, stavolta è Vicaroni a scambiare veloce con Sciacca al limite dell'area ma l'uscita di Baldoni sventa tutto. Il primo tempo termina 0-0 con diverse occasioni da una parte e dall'altra e un bel gioco mostrato da entrambe le squadre. La ripresa inizia con gli stessi effettivi per entrambe le compagini e al quarto minuto ecco l'episodio chiave, uno degli episodi chiave. Guazzaroni riceve palla, serve Bracaletti che finisce a terra, fallo del centrale difensivo. Per l'arbitro è calcio di rigore, protesta troppo Nofri che viene espulso e quindi Nestor in 10 e Bracaletti che va sul dischetto ma si fa ipnotizzare dal Baldoni che para il penalty e dunque si resta sullo 0-0 proprio all'inizio della ripresa. Caporali inserisce Polpetta e Cesniak per Sant'Antonio e Covarelli, la gara si fa nervosa, un'uscita di Frola che prende palla fa terminare a terra Fastellini con qualche protesta degli ospiti, poco dopo sarà invece l'Orvietana sul fronte opposto a protestare su una presunta spinta su Vicaroni intorno alla mezz'ora su palla proveniente da un calcio di punizione battuto da Bracaletti. Orvietana che per provare a sfruttare la superiorità numerica aveva inserito anche Keita al posto di Di Patrizi. E poco dopo la mezz'ora si rivede in campo tra i padroni di casa anche Danilo Greco dopo lo stop per infortunio. La Nestor però difende bene e non rinuncia a sortite offensive, costringendo l'Orvietana a non sbilanciarsi più di tanto. Si lotta su ogni palla senza che nessuno si tiri indietro, ma all'ultimo tuffo Vicaroni trova l'assist perfetto per Bracaletti che trova il gol vittoria, si fa perdonare per il rigore sbagliato. Siamo ormai al 49esimo minuto, l'esultanza di Bracaletti gli costa anche il secondo giallo e l'espulsione per il capitano biancorosso che era stato ammonito poco prima. Ma senza dubbio il gol di Andrea Bracaletti, sebbene condanni una Nestor di buonissimo livello, rischia di avere un peso specifico enorme per la stagione dell'Orvietana. Sono orgoglioso perché sono stati giocatori eroici, abbiamo fatto la partita che volevamo fare, in senso coraggiosa, di personalità, soprattutto per dare continuità alle prestazioni e far capire a chi sta laggiù con noi che davanti c'è una squadra tosta. Il risultato purtroppo non ci premia, anzi ci punisce oltre i meriti e ingiustamente, però da allenatore sono ultra soddisfatto della squadra. Ovviamente questa è una vittoria doppia, perché è arrivata al 95esimo, una partita difficilissima, loro ben messi in campo, una buona squadra, faccio i complimenti all'allenatore perché comunque è una delle poche squadre che è venuto qua, ha messa bene in campo e ha giocato la partita. Abbiamo vinto al 95esimo, ti ripeto, doppia, sono punti doppi questi qua perché alla fine non ci credevamo più anche se abbiamo sbagliato il rigore, loro erano in 10, però è una partita difficilissima. Ripeto, faccio i complimenti alla Nestor perché è veramente una signora squadra. Sì, ma le categorie non c'entrano, nel senso che quando adesso gioco qui è pesantissimo, questo è un gol veramente pesante perché poi viene dopo il rigore sbagliato, quindi moralmente mi sentivo abbastanza responsabile di sto pareggio casalingo. Invece fortunatamente credendoci fino alla fine siamo riusciti a vincere.